Come va? Oggi ho deciso di condividere una richiesta di una ragazza. La ricetta che vi propongo è una ricetta natalizia, ma che in realtà possiamo fare tutti i giorni dell'anno. È una ricetta lievitata e sono le scarpette. Gli ingredienti che ci servono sono in realtà solo tre, quindi farina, acqua e lievito. Andiamo a vedere con esattezza ciò che ci serve. Miscelata tra 00 e farina di semolato granulare. La mettiamo in una planetaria, in una ciotola, sul tavolo da lavoro, così come siamo abituati a lavorare. Poi mettiamo il lievito. Oggi nello specifico utilizzo il lievito secco con l'aggiunta di 2 cucchiai di zucchero per attivare la lievitazione. Lo aggiungiamo all'acqua, alla farina e cominciamo a miscelare piano piano. Oggi in realtà aggiungo anche un filo d'olio per renderle un pochino più morbide, ma è facoltativo, davvero potete utilizzare solo l'acqua. In questo caso aggiungiamo un filo d'olio, io uso quello di olio di semi di girasole perché è più delicato. Iniziamo ad aggiungere, se vi ricordate già quando facevo gli altri impasti, ad aggiungere gradualmente i liquidi. Diciamo che su mezzo chilo di farina dovremmo metterne almeno 300-400 grammi, però poi man mano ci regoleremo. Dovrà essere un impasto molto morbido, davvero davvero morbido. Dopo aver amalgamato il lievito con l'acqua e tutto quanto, verso la fine aggiungiamo il sale. Possiamo decidere. Io sto continuando a lavorare, non sto parlando perché fa troppo rumore. È una grande alleata, ma fa troppo rumore. Vi spiego un attimino, poi vi farò vedere l'impasto alla fine. Aggiungeremo gradualmente l'acqua e dovremo far sviluppare la maglia glutamica. Questo significa che dovrà lavorare sia con le mani, sia non lo so, con uno spartitore, ma dovrei lavorare molto molto bene. In questa fase io sto facendo lavorare la planetaria a intervalli, in modo che l'impasto impasta ma non si stressa, quindi non si surriscalda, che nei lievitati è molto importante non surriscaldare, così non andiamo a uccidere quelli che sono i nostri lieviti, i nostri maghi, i piccoli maghi che poi faranno la magia dei lievitati. Si è completamente staccato dalle pareti della planetaria. Mi viene da parlare sottovoce perché ho come un bimbo. E questo è ciò che è il risultato della maglia glutinica, questo velo. Adesso lo togliamo da qui e lo passiamo un attimo sul piano da lì, in modo da pirlarlo un attimo e metterlo a lievitare. Nel frattempo abbiamo oleato una ciotola, lì andrà poi a riposo. Lo apriamo un attimo con le mani unte d'olio. Qualche piega, così l'impasto acquista un po' di forza. Guardate solo la morbidezza. Iniziano ad esserci già le bolle. Questo è un ottimo risultato di lavoro, cioè ancora non ha cominciato la lievitazione, tutto quanto, ci sono già le bolle. Adesso lo chiudiamo, fatto le pieghe, cerchiamo di chiuderlo. È molto più semplice farlo che respirare. Facciamo con i pollici, andiamo a chiudere l'impasto. Avremo la parte liscia dalla nostra parte, così. Ecco qui.
quando vediamo che si appiccica un po' alle mani, ungiamo e lavoriamo. Stendiamo un po' d'olio sopra, così non si farà la crosticina, anche se noi andremo a mettere la pellicola. Guardate quella bolla, che spettacolo! Copriamo la ciotola con la pellicola e lo mettiamo a lievitare. Se abbiamo un ambiente abbastanza tiepido, possiamo lasciarlo a temperatura ambiente fino al raddoppio del volume. Altrimenti lo mettiamo nel forno con la lucetta accesa e atteniamo allo stesso tempo. I tempi di lievitazione non ve li so indicare perché ogni ambiente ha sé, quindi di conseguenza quando vedremo un impasto ben lievitato sarà. Questo è un impasto che non ha bisogno della doppia lievitazione perché poi come le prenderemo e le lavoreremo andremo a friggere direttamente. Una volta trascorso il tempo di lievitazione, guardate, si è praticamente riempita la ciotola. Insomma, fantastico. Mettiamo sul gas una padella con abbondante olio a riscaldare. Ci prepariamo un piattino con dell'olio col quale ci ungeremo le mani per lavorare l'impasto. Bene, cominciamo. Ci ungiamo le mani nell'olio, così preleviamo un pezzettino di impasto. Lo mozziamo tra le dita e questa pallina la apriamo. Non è difficile, non vi spaventate, anzi è talmente piacevole perché è talmente soffice, guardate. Una volta che l'abbiamo distesa, la mettiamo nell'olio bello caldo. Una volta dorata la mettiamo a scolare e poi solo attenzione a non schiacciarlo troppo, dobbiamo solo aprire il bordo. Una volta che abbiamo fritto tutto l'impasto, e vi faccio vedere il risultato, c'è la fragranza e l'alveolatura che non so se si riesce a vedere, ma è uno spettacolo. Cioè, questo è l'unico inconveniente, che mentre friggono viene voglia di mangiarle e quindi bisogna resistere. Arrivate a questo punto, quando sono ancora belle calde, le prendiamo e le immergiamo un attimo nello zucchero. Andiamo sempre alla linea, mi raccomando. Ma dove? Quando si fanno queste cose si mangia, perché altrimenti non si fa. Mi sembra buono, no? Questo qui è il risultato finale. Eccoli qui. Perfette, no? La cosa bella è che da questo impasto risolviamo sia la cena che il dessert, perché mantenendo una forma un pochino più regolare basta un po' di pomodoro, un po' di formaggio o semplicemente un filo d'olio con un po' di origano e la cena e i risultati sono assicurati. Questo è quanto, vi aspetto per le prossime ricette.
raccomando, attivate la campanella.